L'ordinamento sportivo ha costruito, come sapete, la sua struttura, la sua autonomia, sul presupposto che nella sostanza applica regole di gioco e decide su violazioni di regole che per lo Stato sono sostanzialmente indifferenti. E quindi le decisioni, come vi è stato detto ieri, devono essere rapide, i processi non devono andare troppo per il sottile. Le conseguenze quali sono? Abbiamo dei giudici federali che boh, a volte sono preparati, a volte no, ma non c'è una reale selezione. Se leggete l'articolo che è stato pubblicato da Milena Gabanelli sul data room del Corriere della Sera sulla giustizia sportiva, scoprite che insomma il mondo della giustizia federale non è così trasparente come sembrerebbe. L'obiettivo complessivo è fare in modo che la macchina sportiva vada avanti, continui a funzionare senza grossi problemi. Allora, tutto questo è comprensibile fino a quando la giustizia sportiva è una giustizia tecnica. Ma quando cominciamo a parlare di un ordinamento sportivo che incide direttamente sui diritti umani, che incide direttamente sulla dignità della persona, sulla sua libertà personale, sul suo diritto all'autodeterminazione, addirittura sulla sua identità di genere, beh, lì forse qualche problema ce lo dobbiamo cominciare a porre. Perché nei fatti l'ordinamento sportivo ha esteso la propria giurisdizione anche su diritti umani, su diritti fondamentali, sui quali nemmeno uno Stato può permettersi di dire mezza parola. Cominciamo con il caso di Caster Semenya, di cui vi ho accennato ieri. Mezzofondista sudafricana, un talento mostruoso dal punto di vista atletico, a 18 anni abbatte di 25 secondi il record sui 1500, mi sembra, tanto da provocare il sospetto che fosse dopata o addirittura che non fosse una donna. Perché si scoprirà dopo, avendo. Non voglio dire essendo affetta, perché non è una malattia, è una condizione. Trovandosi in una condizione di iperandrogenismo, produceva naturalmente quantità di testosterone comparabili a quelle di un maschio. Chiaramente questo aveva alterato i tratti somatici, la struttura del corpo, perché come sapete il testosterone opera, diciamo, deterministicamente. Se le quantità sono di un certo tipo, innescano delle motivazioni fisiologiche. E allora nel 2009 questa ragazza 18enne viene sottoposta ad una perizia sull'accertamento del sesso, cioè è stata visitata per vedere se fosse effettivamente una donna, un ermafrodita, se fosse un uomo che si stava travestendo. Pensate all'umiliazione che questa persona ha dovuto subire. Semplicemente perché la sua condizione fisiologica non era quella che comunemente ci si aspettava che fosse. Rimane lontana dalle gare per oltre un anno, perché questi fatti che vi ho raccontato risalgono al 2009, soltanto nel secondo semestre del 2010 alla fine si rendono disponibili i risultati di questi test, o meglio, non vengono diffusi per motivi di privacy, non ho capito perché. Sta di fatto che Caster Semenya viene riammessa a competere nelle gare femminili. Tuttavia, fra il 2010 e il 2015, è costretta, attenzione, uso il termine costretta, a sottoporsi ad una terapia ormonale per abbassare i livelli di testosterone. Era obbligata a farlo? No. Perché la fonte di questo, chiamiamolo obbligo, era semplicemente una norma tecnica. E quindi uno avrebbe potuto tranquillamente dire: no, non c'è nessun motivo per il quale io mi debba sottoporre da persona sana ad una terapia di questo genere. Se, non c'era nessun motivo se non quello che se non prendo questi farmaci, cioè se non faccio doping al contrario, se la vogliamo mettere in questi termini, non posso gareggiare. Allora, una norma tecnica incide su cosa? Sulla dignità della persona, sulla salute della persona, perché assumere ormoni, una terapia di questo genere, non è esattamente una passeggiata. Vi auguro che non vi capiti mai. A me per lavoro è capitato di parlare con persone si sono sottoposti a trattamenti di questo genere e vi posso garantire che i loro racconti non erano per nulla, come dire,
tranquillizzanti. Quindi per 5 anni Caster Semenya assume questi farmaci, smette di prenderli nel 2015 perché in un altro caso, che vedremo immediatamente dopo, che ha coinvolto una velocista indiana, la Corte Arbitrale dello Sport sospende temporaneamente il provvedimento della Federazione di Atletica, ma nel 2018 non solo viene reintrodotto questo obbligo di assunzione farmacologica, ma viene fatta proprio una norma ad persona. Le donne che hanno una certa percentuale di testosterone, se vogliono competere nei 400, negli 800, nei 1500, devono abbassarsi artificialmente i livelli di testosterone. Cioè, sembrava scritto, se Caster Semenya vuole, che tra l'altro ha vinto 2 titoli olimpici e un campionato mondiale, quindi non stiamo parlando di un atleta che, come dire, ha avuto l'exploit in una gara e poi è scomparso. Ma la cosa francamente disturbante è il tipo di linguaggio utilizzato dalla federazione, perché la federazione parla di disorder of sex development, cioè introduce un concetto quasi di mostruosità, quasi di freakness, di fenomeno strano. Però stranamente nessuno ha fatto questo discorso, per esempio nei confronti del primo giocatore di pallacanestro cinese, che era talmente alto che non aveva il problema, non mi ricordo mai come si chiama, Wuming forse, che non aveva il problema di saper giocare a basket, perché era talmente grosso che gli bastava prendere con una mano la palla e appoggiarla nel canestro. Quindi che fa? A lui avremmo dovuto segare le gambe? 2,20 metri era alto. Quindi ciò non toglie quindi che la federazione parla di disorder of sex development, e soprattutto la presenza di questa norma viene giustificata con due ragioni. La prima, per evitare che ci sia un vantaggio scorretto nei confronti degli altri atleti. Ma come si fa a dire che una condizione naturale, fisiologica, che uno non ha cercato e non ha provocato, è un vantaggio scorretto? E come si fa a parlare di una condizione fisiologica descrivendola in termini di sviluppo anomalo, di disordine nello sviluppo sessuale? Cioè c'è una sorta di stigma, quasi a dire sei un fenomeno da baraccone. La cosa drammatica è che tutte le corti che si sono occupate della vicenda di Caster Semenya alla fine le hanno dato torto, e non soltanto le corti della giustizia sportiva, ma anche quelle della giustizia ordinaria in Svizzera, perché i provvedimenti degli organi di giustizia sportiva svizzeri si impugnano davanti appunto ai tribunali svizzeri. L'ultima parola adesso spetterà appunto alla Corte Europea dei Diritti Umani, che però non mi risulta che abbia ancora pronunciato un verdetto su questo. Il caso successivo è quello di Dute Chand, che è questa velocista indiana che anche lei, dotata di una capacità di produzione di testosterone nettamente superiore a quello che normalmente viene prodotto dalle donne, viene esclusa nel 2014 dalle competizioni per via di questa sua condizione, chiamiamola di salute, e nel 2015 però la Corte, come detto nel caso della Semenya, la Corte Arbitrale dello Sport sospende l'efficacia di questo provvedimento, ma quando poi nel 2018 viene reinserito, lei continua a gareggiare perché corre nei 100 metri e non nei 400, 1500, 400, 800 e 1500. Quindi qui abbiamo una palese disparità di trattamento. Eppure ci insegnano nelle facoltà di giurisprudenza che la legge generale è astratta, non può fare figli e figliastri. Un caso diametralmente opposto è quello di Laurel Hubbard, che a voi non dirà niente, però se pensate alle Olimpiadi di Tokyo, è il primo atleta transgender che gareggia in una competizione femminile. Prima di avviare il procedimento di transizione, Hubbard era un sollevatore di pesi,
smise di praticare per parecchio tempo per poi rientrare nelle competizioni quando oramai aveva superato i 40 anni. La Federazione Mondiale di Pesistica adotta una norma che dice se un atleta di sesso maschile che ha dichiarato che si è dichiarato di genere diverso vuole competere, deve sottoporsi ad una terapia ormonale che ne abbassi i livelli di testosterone, cioè nella sostanza potremmo parlare di applicazioni al contrario della legge Semigliano. Anche in questo caso, qual è la particolarità del caso Hubbard? Che mentre nel caso di Chand e di Semenya la norma, la regola tecnica è stata vissuta o è stata usata come uno strumento di prevaricazione dei diritti umani, nel caso di Hubbard, almeno apparentemente, la norma tecnica è stata utilizzata per consentire l'esercizio di un diritto. Mi avvio alla conclusione per lasciare la parola al collega parlando del caso Federginnastica. Avrete letto sul finire dell'anno scorso di queste accuse che alcuni atlete, anche minorenni, avrebbero hanno mosso alla federazione lamentando l'utilizzo di metodi di allenamento che sfociavano nelle minacce, nelle violenze psicologiche, nelle vessazioni. Quindi attenzione, non stiamo parlando di crimini di azioni a sfondo sessuale moleste, no, stiamo parlando di metodi di allenamento e in particolare per quanto riguarda atleti non solo minorenni ma molto minorenni, perché come sapete le ginnaste entrano in regime di allenamento molto intenso, cioè sono in grado di erogare performance di vertice già a 12, 13 anni, 14 anni, quindi quando dal punto di vista della maturazione psicosessuale la persona è ancora molto 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 acerba e quindi subisce in modo molto più pesante gli effetti di comportamenti magari aggressivi dell'adulto. Questo ci pone, adesso non entro nel merito della vicenda perché è buona regola parlare solo dopo aver visto la documentazione processuale, quindi il punto non è dare torti o ragioni. Il punto però è capire fino a quando o quanto si può spingere un allenamento nei confronti di un atleta fino a superare un limite che potrebbe anche essere penalmente rilevante. Perché nel momento in cui i miei metodi di allenamento sono condivisi in modo consapevole dall'atleta, possiamo anche decidere insieme di spingerci al limite. Ma nel momento in cui l'atleta subisce questi metodi di allenamento, io ne sto coartando la volontà, sto ancora una volta ledendo la sua dignità. E allora come possiamo pensare che in un contesto del genere, che ha riguardato dei minorenni, la soluzione, la risposta venga dalla giustizia sportiva? Come possiamo pensare che alla fine, fuori da ogni ipocrisia, un sistema sportivo che mette la prestazione e la medaglia davanti a tutto possa automaticamente rifiutare dei metodi di allenamento particolarmente intensi? Certo, magari comparati a quelli che venivano praticati al di là della cortina di ferro, questi metodi possono far sorridere, ma ciò non toglie che in uno Stato civile e democratico, come dovrebbe essere il nostro, questo tipo di metodi non possono essere tollerati e accettati. E allora ci dovremmo cominciare a chiedere se la giustizia sportiva possa veramente occuparsi a tutto tondo di ciò che riguarda l'individuo, specie quando è minorenne. Il codice di giustizia sportiva del CONI e i singoli regolamenti federali non disciplinano, per esempio, il coinvolgimento dei minorenni nel procedimento di giustizia sportiva. Tutto è lasciato alla sensibilità del procuratore sportivo, del procuratore federale o del giudice sportivo. Ma in un processo penale, quando c'è un minorenne, c'è l'ascolto protetto, c'è l'assistente sociale. Il minore è protetto anche nella sua sicurezza e nella sua incolumità personale. Tutto questo nel procedimento di giustizia sportiva non accade. Beh, allora forse la giustizia sportiva dovrebbe smettere di preoccuparsi di tutelare
la spettacolarità dell'evento, la regolarità, o soltanto la spettacolarità dell'evento, la regolarità dello svolgimento delle manifestazioni, e cominciare a pensare che se lo sport esiste, esiste perché esistono gli atleti. E quindi la giustizia sportiva dovrebbe tutelare gli atleti, perché che cosa fanno le federazioni? Beh, intanto palesemente in nome del fair play, e ce lo dimostrano i casi di cui abbiamo parlato, ma tanti altri se ne potrebbero fare, le federazioni ledono la dignità della persona imponendo pratiche mediche a persone sane pur di salvaguardare questo ideale mistico del fair play. Trattano i minorenni con le regole degli adulti o in generale i soggetti deboli, comprimono il diritto di difesa. Se voi proponeste queste soluzioni al più rigido dei magistrati, al più rigoroso, al più condannista, nemmeno lui accetterebbe regole di questo genere. Eppure nell'ordinamento sportivo ci troviamo in una condizione per cui vengono adottate delle regole che nessuno Stato, nemmeno gli Stati Uniti di America, che sono il paese più potente del mondo, si può permettere di adottare. Thank you.